Mi chiamo Silvia Folloni, sono una tecnologa alimentare e lavoro per Open Fields, SRL. Coordiniamo un progetto presentato sulla misura 16.1 del PSR della Regione Emilia-Romagna dal titolo Breed for Bio, filiere sementiere regolamentate biologiche di popolazioni evolutive, una importante risorsa per il settore biologico. Il progetto vuole proprio fornire dei servizi a supporto di queste filiere, le filiere regolamentate di popolazioni evolutive di frumento, che oggi possiamo anche definire materiale eterogeneo secondo il regolamento del biologico. Il progetto è partito quest'anno, nel 2021, e si concluderà dopo 24 mesi, nel 2023. I partner di progetto sono Open Fields, coordinatore, Crea Difesa e Certificazione, l'azienda agraria sperimentale Steward, Arco Iris, la cooperativa agricola Cesenate, il Molino Pransani, Centoform per la formazione, tre aziende agricole biologiche della montagna dell'Emilia-Romagna e IAB Emilia-Romagna. Il nuovo regolamento del biologico, che entrerà in vigore a partire dal 2022, indica proprio il materiale eterogeneo, quindi le popolazioni, come una risorsa importante sementiera per il biologico. Quindi quello che vuole fare il nostro progetto Breed for Bio è proprio contribuire affinché, per essere pronti, diciamo, ad applicare questo nuovo regolamento del biologico, fornendo del materiale eterogeneo adatto all'agricoltura biologica.